Buongiorno ragazze, buongiorno, benvenute sul mio canale. Allora, io oggi vi faccio vedere, vi propongo questo bel lavoro che è stato veramente semplice realizzarlo. Non occorre moltissima lana, poi nel box informazioni io vi metto sempre la quantità, il numero di uncinetto e tutto. L'unica cosa che ho notato quando sono andata a realizzare insomma, le istruzioni per questo lavoro, ho notato che praticamente l'asola facendo 40, come vi dico, 40 giri più 2 per a maglia bassa, insomma, di diminuzione. Io ho notato che 42 giri sono troppi, quindi vi direi di farne molti di meno, almeno se lavorate con l'uncinetto che uso io e la lana da 3 mm. Quindi invece di fare 42 giri totali, compresi delle due, dei due giri di diminuzione, io vi consiglio di farne forse 35, se non 32 addirittura. Anche per la lunghezza, vedete. Dopo la realizzazione mi sono resa conto che è un pochino troppo lungo, però il lavoro è veramente, veramente, secondo me, molto, molto bello. Quindi niente, io spero che vi piaccia il lavoro. Nel box informazioni vi ripeto che vi metto le informazioni e adesso passiamo al tutorial. Allora ragazzi, per il nostro lavoro io vado a mettere su 60 catenelle più 3, perché inizieremo con una maglia alta. Uso, vedete, una lana sottile da 3 mm, quindi per uncinetto 3, 3,5, però lo vado a lavorare con un uncinetto 5,5, questo perché il mio lavoro verrà bello morbido. Quindi lavorate le mie 60 catenelle, mi vado a lavorare le ultime 3, 1, 2, 3, così, e 1, 2 e 3. Quindi è 4, quindi dalla quarta all'uncinetto mi vado a lavorare la mia prima maglia alta. Ok, ora proseguo tutto il giro lavorando praticamente a maglia alta in questa maniera qui, prendendo, vedete, le due asole così. E lavoro normalmente a maglia alta fino alla fine della riga. Allora ragazzi, arrivate alla fine, vedete, del lavoro, quindi abbiamo lavorato l'ultima catenella. Io ho misurato la mia striscia ed è 55 centimetri, quindi ve lo dico perché se usate un'altra lana potreste, insomma, chiedervi quanti centimetri dovrà essere di lunghezza. Allora, arrivati a questo punto, lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, giriamo, vedete, il nostro lavoro. E non in questa, ma in quella subito dopo lavoriamo un'altra maglia alta. In quella subito dopo lavoriamo un'altra maglia alta. Ok, una catenella, saltiamo una maglia di base, filo sull'uncinetto e lavoriamo altre 3 maglie alte come si presentano. Quindi uno, nel prossimo due. E nel prossimo 3. Di nuovo una catenella, saltiamo una maglia e nel prossimo lavoriamo 3 maglie alte come si presentano. Vedete, nel prossimo. Di nuovo una catenella e proseguite praticamente in questa maniera qui per tutta la riga. Allora ragazzi, arrivate, vedete, alla fine della nostra striscia ci troveremo 1 e 2, ok, vedete, 1 e 2 in questa maniera qui. Quindi voi filo sull'uncinetto e andrete a lavorare nella, contando le catene sopra 1, 2, nella terza, così, in questa maniera qui, e lavorerete la vostra maglia alta. Ok? In questa maniera qui. Ora, giriamo, lavoriamo 1, 2 e 3, giriamo il nostro lavoro, e all'interno, vedete, di questo foro andiamo a lavorare 2 maglie alte. Quindi 1 e 2. Quindi ci troveremo così. Ok? Ora, scusatemi,
solo un po' di filo. Ora filo sull'uncinetto ed entriamo nel prossimo e lavoriamo le nostre 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. E di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo 3 maglie alte. Mi raccomando di lavorare in maniera molto molto morbida, altrimenti il lavoro tira. Ovviamente, ok, ecco qua. Se avete, perché vedete, io lavoro molto morbido, però molti purtroppo non hanno questa abitudine, quindi io direi facciamo in questa maniera qui, così andiamo bene tutti. Quindi arrivati che rifacciamo da capo, perché magari non per tutte potrebbe essere adatto questa lavorazione. Quindi se lavorate morbide potete lavorare come vi ho fatto vedere, altrimenti giriamo il lavoro. Rifacciamo le nostre 2 maglie alte nel foro, vedete, subito dopo. Poi tra uno spazio e l'altro lavoriamo una catenella. Filo sull'uncinetto. Scusate, però ho pensato che forse, quindi 1, 2 e 3. Quindi il lavoro viene proprio morbidissimo, ovviamente. Di nuovo. Una catenella e nello spazio successivo lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, una catenella e così via. Quindi in ogni spazio andiamo a lavorare praticamente 3 maglie alte, una catenella nello spazio 3 maglie alte. Quindi questo lo facciamo fino alla fine della riga. Arrivate, vedete, nel penultimo foro lavoriamo la nostra catenella e nell'ultimo spazio lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Ok, e noi ci troviamo così. Adesso lavoriamo prima 3 catenelle e ci giriamo, ok? Adesso dobbiamo andare a lavorare in questo spazio, quindi significa che io farò altre 2 catenelle, quindi 5 totali, e andrò a lavorare nello spazio le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte, perché lascerò lo spazio, vedete, dove andrò a lavorare le mie maglie alte al prossimo giro. Quindi una catenella e proseguo in ogni spazio a lavorarmi le mie 3 maglie alte in maniera, vedete, molto molto semplice. È un progetto veramente facile da realizzare. Una catenella e proseguiamo così fino alla fine. Arrivate alla fine del giro, vedete, ci troviamo in questo spazio che andiamo a lavorare le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Lavoriamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto ed entriamo, vedete, sulla terza catenella che abbiamo lavorato e lavoriamo una maglia alta, quindi andiamo a creare di nuovo lo spazio. Potete fare pure una sola catenella se usate un uncinetto grande, perché come ho potuto vedere basta. Vi regolate voi, queste cose qua sono delle cose che dovete regolarvi, perché se usate una lana sottile con un uncinetto più grosso può non essere, c'è bisogno insomma di tante catenelle, di una larghezza minore o maggiore, insomma dovete regolarvi voi. Quindi fatto questo, lavoriamo le nostre 3 catenelle, giriamo il lavoro, vedete, e ci troviamo il nostro foro che entriamo subito all'interno, quindi la prima maglia alta è come se l'avessimo già fatta, vedete? Entriamo e lavoriamo 2 maglie alte. Ecco qui, quindi catenella. In ogni spazio, come abbiamo fatto finora, andiamo a lavorare le nostre 3 maglie alte. Quindi 1, 2
3 una catenella e proseguite così in tutti gli spazi. Allora arrivate, vedete, alla fine del giro una catenella, troviamo il nostro spazio che abbiamo già realizzato e lavoriamo le nostre 3 maglie alte. Adesso vedete, voi vi dovete regolare così. Quando finite con le 3 maglie alte così, andiamo a lavorare 5 catenelle. Giriamo il nostro lavoro e all'interno dello spazio andiamo a lavorare le nostre 3 maglie alte. Quindi andiamo a ricreare uno spazio per il prossimo giro. Invece, quando troveremo le maglie alte, semplicemente quando troviamo le 3 maglie alte andiamo a ricreare lo spazio. Quando troviamo lo spazio, scusate, ho sbagliato, quindi come qua, aspettate, metto a fuoco. Allora, mi ripeto, quando troviamo lo spazio, vedete, chiudiamo praticamente lavorando le nostre 3 maglie alte. Quando invece troviamo la lavorazione dove dobbiamo terminare con le 3 maglie alte significa che io devo andare a creare l'asola per il giro successivo e lavorerò 5 catenelle. Mi giro e faccio così, ok? Quindi ad ogni giro dovete chiudere in maniera adeguata, ok? Quindi facendo questo noi stiamo già ottenendo, vedete, una bella striscia compatta, molto morbida perché vi ho detto la sto lavorando con un uncinetto più grande. E quindi vi devo dire che il lavoro è molto, verrà veramente carino carino, ok? Quindi proseguite in questa maniera qui. Io vi dirò, perché lo sapete, il lavoro lo sto facendo insieme a voi, quindi non so precisamente per quanti giri devo ancora allungarmi. Quindi io proseguo e vi dico quanti giri, scusatemi, ho dovuto fare per la lunghezza desiderata. Allora, ragazze, io ho proseguito per un'altezza totale di 1,20 m e per quanto riguarda la mia lana e il mio uncinetto, i giri totali, quindi totali partendo proprio dal primo che abbiamo fatto, quindi io ho fatto un giro, vedete, a maglia bassa, a maglia alta, scusatemi, e poi ho proseguito, vedete, a tipo maglia granny, diciamo, ok? Allora, i giri totali partendo da questo saranno 66. Quindi per quanto riguarda la mia lana, per arrivare ad un'altezza di 1,20 m ho fatto 66 giri con questo punto fantasia, chiamiamolo punto fantasia, ok? Quindi sono andata a lavorare il mio punto alto iniziale e poi ho fatto 66 giri a punto fantasia, ok? Allora, fatto questo, noi abbiamo praticamente già completato la maggioranza del lavoro. Adesso proseguiamo per vedere come, diciamo, terminare il nostro lavoro. Allora, adesso praticamente noi, vedete, abbiamo terminato questo ultimo giro e che cosa facciamo? Andiamo a lavorare un giro di maglie alte. Praticamente andiamo a fare come abbiamo iniziato, così andiamo praticamente a terminare il nostro lavoro. Quindi 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro. Quindi mi trovo in questa maniera qui, ok? Non entro qui, ma entro nel prossimo così e vado a lavorarmi la maglia alta. Ok? Ora filo sull'uncinetto e vado, vedete, in ogni... Aspettate perché voglio che la maglia... si metta a fuoco, ok? Vado a lavorare in ogni maglia. Oggi non voglio mettere a fuoco, vediamo un po' se ce la facciamo. Ok, quindi vado, vedete, in ogni maglia e mi lavoro le mie maglie alte. Anche qui andiamo, vedete, nella maglia e lavoriamo il nostro punto alto. Di nuovo nel prossimo e lavoriamo il nostro punto alto. Quindi praticamente facciamo questo fino alla fine del nostro giro, ok?
Allora, siamo arrivati, vedete, alla fine del nostro giro e lavoriamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e proseguiamo in questa maniera qui. Guardate, entriamo non qui nel prossimo, prendiamo il nostro filo, entriamo nel prossimo, prendiamo il nostro filo e chiudiamo insieme. Andiamo a fare praticamente delle diminuzioni. Di nuovo, entriamo nel prossimo, prendiamo il filo, entriamo nel prossimo, prendiamo il filo, filo sull'uncinetto e chiudiamo insieme. Di nuovo, entriamo nel prossimo, prendiamo il filo, entriamo nel prossimo, prendiamo il filo e chiudiamo insieme. Quindi andiamo a fare praticamente delle diminuzioni. E facciamo in questa maniera fino alla fine. Allora, arriviamo, vedete, alla fine del giro, una catenella, giriamo il nostro lavoro e dobbiamo ancora andare a stringere il lavoro. Ok? Quindi entriamo nel prossimo, prendiamo il nostro filo. Scusatemi, ragazze, prendiamo il nostro filo. Vediamo se mette a fuoco. Ok, niente, oggi fa un po' di capriccio la telecamera, non vuole mettere a fuoco. Ok, prendiamo il nostro filo come abbiamo fatto prima, entriamo nel prossimo, prendiamo il nostro filo e chiudiamo insieme. Di nuovo entriamo nel prossimo, ancora nel prossimo e chiudiamo insieme i nostri fili. Quindi completate questo giro in questa maniera qua. Allora, ragazzi, vedete, noi abbiamo praticamente ristretto abbastanza. Adesso proseguiamo in questa maniera qui. Andiamo a fare la nostra catenella, giriamo il nostro lavoro e in ogni punto che abbiamo lavorato, quindi non in questo, oggi la telecamera fa proprio capricci, ragazzi. Andiamo a lavorare delle maglie basse. Vediamo se così va meglio. Vediamo se riusciamo a vedere bene l'immagine. Ok, quindi entriamo, vedete, in ogni maglia e lavoriamo una maglia bassa. E facciamo questo ovviamente per un bel po' di giri che io vi dirò ovviamente. Quindi in ogni maglia lavorata, vedete, andiamo a lavorare delle maglie basse. Arriviamo fino alla fine. Quindi, ragazzi, io ho finito, vedete, il primo giro a maglia bassa, una catenella, giro il mio lavoro e ovviamente, scusate, sto un pochino male con la telecamera che fa i capricci stamattina, e proseguo praticamente, vedete, non in questo, in quello subito dopo. E faccio dei giri a maglia bassa normalmente in tutte le maglie, quindi tutte le maglie sottostanti io mi vado a lavorare delle maglie basse. Allora, proseguite, per io adesso, lo sapete, il lavoro lo faccio insieme a voi, quindi non so quanti giri completi più o meno farò. Io adesso continuo a fare i giri e vi dirò precisamente quanti giri ho fatto e quanti centimetri mi sono allungata. Io vi dico sempre centimetri perché ognuno di noi ha una lana, non avete la mia stessissima lana, quindi per consistenza, per elasticità, per millimetri, le lane e quindi i lavori cambiano a seconda anche della mano che li lavora. Quindi adesso proseguiamo insieme e vi dico praticamente quanti giri ho fatto. Allora, ragazze, io ho proseguito a maglia bassa e ho lavorato 40 giri di maglia bassa e in centimetri vi dico quanti sono. Allora, questi sono i primi due giri, vedete che abbiamo fatto le diminuzioni, quindi io conto da qua e sono 27 centimetri a maglia bassa in totale, quindi con le due diminuzioni io ho lavorato 42 giri a maglia bassa, quindi significa che il nostro lato sarà 28 centimetri,
Ok, quindi compreso di maglia bassa con le diminuzioni vado a fare 42 giri, ok? In totale sono 40, da qui in poi, vedete, quindi da dove io finisco con la maglia alta, da qui a qui sono 42 giri a maglia bassa. Due giri saranno con le diminuzioni e 40 saranno a maglia bassa semplice in tutte, insomma, in le maglie come si presentano. Allora, a questo punto, vedete, noi ci troviamo così, dopo aver terminato l'ultimo giro, e cosa facciamo? Allora, entriamo subito, vedete, dopo, anzi facciamo una catenella per rendere un po' più morbido. Qui è dove abbiamo, vedete, lavorato il primo punto. Entriamo in quello subito dopo, vedete, tutto intorno, e lavoriamo una maglia bassa in questo, e lavoriamo una maglia bassa in questo, e lavoriamo una maglia bassa e proseguiamo, vedete, in questa maniera qui, come vi ho fatto vedere qui, fino a praticamente dove noi abbiamo lavorato le maglie basse, ok? Quindi fin dove abbiamo lavorato le maglie basse noi lavoreremo come vi ho fatto appena vedere. Allora, ragazzi, io sono arrivata, vedete, qui dove c'era l'ultima lavorazione di maglia bassa, ed incontro, vedete, una maglia alta, ok? E che faccio? Entro all'interno della maglia alta col filo sull'uncinetto così e mi vado a lavorare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Ora qui incontro, vedete, un'altra maglia alta e all'interno, vedete, proprio intorno, blocco il mio lavoro con una maglia bassa. Qui ovviamente piano piano sarà più semplice, perché dove trovate lo spazio, quindi in questo caso mi vado a lavorare le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E qui vedete, dove incontro la maglia alta, vado a chiudere a maglia bassa. In questa maniera qui. Ok? Quindi proseguite per tutta la riga lunga, perché questa sarà, insomma, tutto il periodo, fino ad arrivare dove giriamo, e vi faccio vedere come proseguire. Allora, ragazzi, arrivo, vedete, qui nell'ultimo, qui ho fatto la maglia bassa, lavoro qui le mie 5 maglie alte, di 1, 2, 3, 4 e 5. E qui che c'è la nostra prima maglia alta, vedete, delle catenelle che abbiamo lavorato in precedenza, lavoro la maglia bassa. Ora mi giro, vedete, leggermente, e all'interno dello stesso punto vado a lavorare 1, 2, 3, 5. Così creiamo un urlo in questa maniera qui, vedete? Così. Ora io che cosa faccio? Qui dovete ovviamente guardare bene, perché questa è la maglia alta, vedete, iniziale che abbiamo lavorato. Quindi io mi trovo, vedete, queste asoline piccole, quindi vado a fare 1, 2 e nella terza asolina mi vado a fare la mia maglia bassa di chiusura. Potete anche fare così, invece di trovare la solina, andate, fate così, 1, 2 e al centro, quindi qui faccio, conto così, 1, 2, 3 e al centro mi vado a fare la maglia bassa. Così è più resistente, vedete, la lavorazione è più resistente. Ora salto 1, 2 e 3 e al centro mi vado a lavorare 1, 2, 3
3, 4 e 5 maglie alte e di nuovo conto 1, uno spazio, due spazi, nel terzo spazio mi chiudo a maglia bassa. Ok, ecco qua come viene la nostra lavorazione. Di nuovo vi faccio vedere. Conto uno spazio, due spazi, tre spazi, filo sull'uncinetto e mi lavoro le mie 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo 1, 2, 3, punto basso. Ok, quindi vado a lavorare ragazze per tutto. Vedete, arrivo fin qua, nell'angolo vi ho fatto vedere come fare, continuo facendo sempre il punto fantasia come vi ho fatto vedere e poi quando arriveremo da quest'altro lato, quindi vi faccio vedere, andremo a lavorare a maglia bassa come abbiamo fatto da quest'altro lato. Ok, quindi proseguite come vi ho fatto vedere fino ad arrivare qui, ovviamente, vedete nell'ultima asola noi lavoreremo il nostro punto di 5 maglie alte, quindi il nostro archetto, ok? Chiudiamo a maglia bassa e proseguiamo per tutto questo giro a maglia bassa. Allora, ragazzi, vedete, io ho completato il mio lavoro e quindi sono arrivata, vedete, alla fine, quindi qui noi abbiamo iniziato da qui. Facendo tutto il giro intorno come vi ho spiegato di fare, arriviamo qui. Ok? Abbiamo lavorato, vi faccio vedere come viene. Abbiamo lavorato, vedete, appunto fantasia fin dove c'erano le maglie alte e da qui abbiamo iniziato a lavorare a maglia bassa. Quindi vedete, il lavoro viene proprio carino, sia qui che qui. Adesso noi dobbiamo staccare il filo e lasciamo un po' di filo abbondante perché dobbiamo andare a cucire la nostra asola. Quindi lasciate un po' di filo abbondante e tagliate. Chiudiamo ovviamente il nostro lavoro. Io vi faccio sempre vedere come chiudo io, poi voi ovviamente entro, vedete qui, tiro il mio filo che è un po' abbondante, ovviamente mi trovo così e vado, vedete, a formare la solina così e tiro ed ecco. Adesso metto sulla parte del rovescio, quindi questo è il dritto, metto sulla parte del rovescio, quindi giro il lavoro sul rovescio e vado, vedete, a piegare su se stessa l'asola, la parte per crearmi l'asola. Quindi infilo con un ago da lana. Oppure, se non volete infilare con l'ago da lana, vi posso pure far vedere come chiudere direttamente con l'uncinetto, però anche con l'ago è molto semplice, insomma, non, perché ho molti video che vi faccio vedere sia come fare con un sistema e sia che con un altro, insomma, quindi potete fare in entrambi i modi. Quindi mi lavo, mi sistemo, vedete? Quindi vado, vedete, dove proprio io ho stretto al secondo giro, vedete? O anche al primo, insomma, vedete? Così. Quindi dove inizio la maglia bassa, inizio in questa maniera qui a cucire. Quindi entro qui e chiudo così. Guardate. Entro così, prendo dietro e faccio così. Di nuovo entro, vedete quest'asola? Passo da dietro e faccio così. Mi ripeto, o con ago o con uncinetto, non è rilevante questa cosa qui perché a noi interessa soltanto che il lavoro venga chiuso bene. Ok, proseguite fino alla fine. Quindi ragazze, una volta che praticamente io ho finito, vedete, di cucire la mia asola, vedete che avrà una larghezza che io posso infilare la mano benissimo, ecco che vado ad infilarmi la mia, vedete l'effetto allargato è qui, ecco
E l'effetto è veramente troppo troppo carino. Io poi vi faccio vedere all'inizio del video indossata e quindi vedete ancora meglio. Ragazze, cosa dirvi? Grazie che mi seguite sempre, vi sono veramente molto molto grata. Mettete un bel pollice in su, vi raccomando, così io farò tanti tanti video e insomma per sbizzarrire sempre la nostra fantasia. Vi saluto, ciao, al prossimo tutorial.